Mito esperienza immersiva, bilancio partecipato 2021, comune di Enna, dall'11 al 16 luglio, ormai settimana prossima. Le associazioni coinvolte, Pixel Shape, 360, Startup, Wall, la Contea, la cooperativa sociale La Contea, insieme a Bedda Radio. Siamo qui al Museo del Mito a presentarvi questo grande evento che settimana prossima inizierà, già da lunedì prossimo inizierà. Ciao Stefano, ciao Simone, siamo prontissimi. Ciao. Già si respira questa bellissima aria qua Sì, dentro. Guardate bello. anche dietro il logo come si vede bene Logo, sì. del Mito. Manca veramente poco, Francesco, all'inizio di questo grande evento che abbiamo organizzato già da un anno, tantissimo tempo, dedizione per la selezione degli artisti, sia per la parte di mapping che per quella di street art, dove chiaramente, come sempre, faremo delle cose di alto livello. Per quanto riguarda la parte di street artist, ci saranno due artisti che verranno di calibro abbastanza elevato, e uno è Ligama, l'altro è Ruge, che potete trovare già sui nostri canali social e sulla locandina. Entrambi faranno chiaramente un intervento di street art con un'interpretazione del mito e quindi dell'autore, di tutto quello che riguarda la storia del mito, in una chiave di arte contemporanea, naturalmente murale. Per la parte del videomapping, altri artisti quotati, ma di questo faccio parlare Simone, che è l'esperto del campo. Sì, noi come Pixel abbiamo coinvolto quattro realtà che sono riconosciute a livello internazionale, dove troviamo due studi di spagnoli, MoMap Studio che ha la sede a Valencia, e invece Insist Studio che c'è la sede a Barcellona, e oltre ai due artisti spagnoli abbiamo coinvolto due artisti italiani, tra cui Kanaka Studio, dove uno studio che ha delle sedi sia in Campania che a Milano, e Leandro Summo, sede in Puglia a Bari. Sono riconosciuti, infatti tra l'altro hanno vinto diversi premi a livello internazionale come miglior sperimentazione, diciamo, artistica in ambito digitale. Li abbiamo coinvolti per raffigurare e reinterpretare quello che è il mito del Ratto di Proserpina in una chiave, come potete vedere, molto astratta e molto, diciamo, sperimentale. Li potete trovare qui con le loro opere da lunedì a domenica, nella fascia oraria che va tra le 7 e le 22:30. Oltre a questo abbiamo collaborato anche con l'associazione Contea, che abbiamo fatto dei laboratori digitali, quindi coinvolgendo, diciamo, i ragazzi a comprendere quelli che sono i primi passi verso una sperimentazione digitale, quindi videomapping, videoproiezioni, e questi laboratori saranno qui attivi da lunedì al martedì, grazie appunto alla Contea. E inoltre noi come Pixel porteremo anche un'installazione che si chiama 126, è un'installazione a LED che potete trovare appunto all'interno del museo, e saremo anche attivi per fare diversi videomapping nell'area esterna, dove racconteremo dopo con Francesco durante i concerti e soprattutto le performance da venerdì a sabato. Sì, c'è veramente di tutto all'interno di questo evento. Facciamo un po' vedere qui quello che c'è all'interno del Museo del Mito, è qualcosa di veramente meraviglioso. Si svolgerà tutto in questa zona, ma adesso faremo un piccolo tour all'esterno per farvi vedere tutto quello che occuperemo, perché ci sono tanti spazi da occupare, dove sviluppare arte, musica e spettacolo. Adesso giriamo. Siamo usciti all'esterno del Museo del Mito per farvi vedere un po' gli spazi, e ci sono ancora aperte le call, Simone, no? Per Sì, partecipare per gli ancora artisti. nei nostri profili trovate appunto un posto dove si può scaricare direttamente il foglio in Photoshop per poter elaborare questo contenuto che sarà proiettato all'interno della sala immersiva. Stanno partecipando già diversi artisti del territorio e vi invitiamo perché secondo me è una bella possibilità che insomma abbiamo tutti.
Grazie Simo, gli artisti siete tutti invitati. Adesso ci facciamo una passeggiata all'esterno, vi facciamo vedere un po' gli spazi che verranno occupati in questa settimana di evento. Bilancio partecipato 2021, vi ricordiamo mito esperienza immersiva. Qui siamo all'esterno del Museo del Mito, dove ci saranno qui delle performance live, ci saranno i DJ set, ci saranno i live set, ci sono tanti artisti, c'è il programma già che gira sui social, vi ricordiamo Madame Valerie, ci sono gli Alfa 94, ci sarà Tano Fontanazza, Francesca Incudine con i concerti all'esterno, Federico Di Ganci e Calogero Avanzato. E c'è veramente di tutto, ci sono i tele che stanno arrivando all'esterno. E diciamo una cosa importante che vogliamo ricordarvi è che gli artisti che abbiamo scelto a livello musicale sono tutti artisti ennesi, quindi abbiamo cercato di dare un taglio prettamente ennese, visto che parliamo del mito, si parla del mito, è qualcosa di veramente importante. E questo è uno degli spazi scelti. E poi Simone, un'altra cosa importante, qui c'è un po' di vento, ma va bene lo stesso, ci stiamo rinfrescando con i 37 gradi di oggi. No, ci sarà un'esposizione. Sì, possiamo pregiarci di avere l'onore di accogliere in questo spazio ricco di storia per la prima volta il maestro artista Gesualdo Prestipino, che esporrà le sue opere maggiori e più famose proprio qui. Quindi vuole essere anche questo un momento per andare a scoprire arte, artisti e storia della nostra città. Allora, qui ci saranno i DJ set e i live set. Considerate che a chiudere le serate di venerdì e di sabato ci saranno Salvo Leonardo e Angelo Vaccaro. Il programma cercatelo all'interno delle varie pagine social delle associazioni 360 Startup, di Pizza Shape, di Bella Radio, della cooperativa sociale La Contea. All'interno c'è veramente di tutto. Abbiamo cercato di spiegarvi tutto nei minimi particolari, ma adesso ci sposteremo in un'altra zona, perché una cosa che abbiamo scelto di fare insieme sono i concertini al tramonto. Adesso vi faremo vedere dove. E siamo arrivati in uno dei punti più belli e suggestivi che abbiamo noi ad Enna, ed è la zona della Rocca di Cerere. Qui ci saranno i concerti al tramonto, abbiamo scelto di realizzare qui dei concertini appunto per goderci quello che è il paesaggio. Alle nostre spalle ci sarà la rocca, dove uno si può sedere e assaporare quello che è il concertino, e poi si può vedere il castello di Lombardia, è un panorama mozzafiato. Quindi i concerti di venerdì e sabato saranno qui, ci saranno i tele con Peppe Rizzo e Peppe Andolina, e ci sarà il sabato Francesca Incudine con In Quartet. Ragazzi, sarà un evento straordinario, bellissimo, ci sarà food and beverage, quindi chi viene ad assaporarsi la musica può tranquillamente mangiare e bere, divertirsi, stare qui al castello, al Museo del Mito, alla Rocca di Cerere, nei percorsi del mito. Esatto, questo progetto è tutto questo, ragazzi, quello che vi abbiamo raccontato, vi abbiamo fatto vedere, quello che poi vedrete dal vivo, per cui speriamo di avervi numerosi. Ringraziamo naturalmente chi ci ha dato la possibilità di realizzare questo progetto ambizioso, perché comunque per la prima volta in questa zona avviene qualcosa di questo tipo. Per cui grazie a chi ci ha votato al bilancio partecipato, grazie all'amministrazione comunale di Enna e grazie anche all'ufficio eventi che ci sta supportando per quanto riguarda la logistica e il cablaggio anche di tutte le cose, quindi un supporto tecnico che non sta mancando. Abbiamo tanta voglia di fare bene, ci siamo organizzati per offrirvi un'esperienza appunto immersiva, fatta di arte, nel mondo del mito e della Corea, del ratto di Proserpina, per cui vi aspettiamo e vi ringraziamo intanto per ascoltarci e per la vostra attenzione. Mito, esperienza immersiva, 11-16 luglio 2022. Noi vi aspettiamo e siamo felici
di farlo. Ciao a tutti. Ciao.